ragazzi, ciao a tutti, ciao e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento. Oggi questo video lo faremo per rispondere a Vincenzo, il quale ci ha richiesto di approfondire meglio il discorso della quantizzazione nella conversione analogico-digitale. Il caffè musicale numero 4, ne abbiamo parlato della conversione analogico-digitale, troverete il link qua sopra. Quindi direi di passare subito all'argomento di oggi. Riassumendo brevemente quello che abbiamo detto nel video 4, il processo di digitalizzazione avviene fondamentalmente in due fasi, il campionamento e la quantizzazione. Il campionamento è la fase in cui vengono prelevati campioni di segnale ad un intervallo di tempo regolare. Questo intervallo viene definito in Hertz. Maggiore è la frequenza di campionamento, più accurata sarà la nostra descrizione del segnale. La quantizzazione è la fase successiva. Una volta prelevato il segnale, bisogna assegnare adesso un valore numerico rappresentabile dal nostro calcolatore. Questo processo viene definito quantizzazione. In pratica noi riceviamo un segnale, preleviamo alcuni campioni di esso ed assegniamo ad ogni campione un valore per poterli riconoscere e gestire in modo tale da poter riprodurre attraverso la nostra macchina l'onda originale il più simile possibile. Cos'è il bitrate? Il bitrate è il valore che indica quanti bit vengono usati per codificare un secondo del segnale. Si esprime in bit per secondo. Cioè, per ottenere il bitrate si considera la frequenza di campionamento e la quantizzazione. Oggi si lavora prevalentemente ad una frequenza di 4400 o di 48.000 Hz, a 16 o 24 bit. Ma le attuali schede audio possono tranquillamente arrivare a 96.000 Hz a 16 o 24 bit. Per oggi è tutto, mi auguro di aver risolto ogni dubbio, fatemi sapere che ne pensate, lasciatemi un commento, se vi è piaciuto il video cliccate like, iscrivetevi al canale attivando le notifiche attraverso il campanellino, seguitemi su Facebook e Instagram Stefano Vaccari Caffè Musicale. Ci vediamo la settimana prossima, grazie, ciao!